Si parte per Los Angeles. Ora mi faccio un trucco velocino, qualcosa giusto per svegliarmi un po' la faccia e poi si parte, sono già in ritardo. Niente, dai. Trucco di oggi, partiamo con siero questo qua, che è un siero praticamente con, non so come dire, però è colorato e quindi idrata la pelle, ma vi dà anche un tocco di, cioè l'anello forse non è proprio l'idea migliore, vi dà un po' un tocco di abbronzatura, molto leggero, perché ovviamente sennò poi avete la faccia arancione e poi il resto del corpo bianco. A parte che in realtà, dato che comunque quest'anno ho fatto praticamente l'anno delle vacanze, quindi sono sempre stata al mare, quindi di base ho il corpo più abbronzato, anche se ora sto in realtà perdendo l'abbronzatura, ma questa vacanza me la ridarà. Quando mi abbronzo, non so perché, rimango sempre la faccia più chiara, cioè tipo corpo abbronzato, faccia bianca, non capisco perché. Vado a lavarmi le mani perché sto facendo paura che mi colora le mani, non lo so. Allora, di base non metto niente se non un po' di questo qua di Elf per fare un po' di bronzer. Non metto correttore in altro, più che altro perché ieri ho fatto le lentiggini e quindi non voglio andare a usare il correttore, se no le copro. Spugnetta, setting spray di Charlotte Tilbury, così giusto ad avere un po' la skin abbronzata, perché ormai io, dato che mi vedo sempre abbronzata, ragazzi, cioè io quest'anno veramente è da non so quanti anni, anni, non so se sto esagerando, però quanti mesi che mi vedo sempre abbronzata. E quindi ultimamente, quando magari tra una vacanza e l'altra, che c'è quei giorni in cui mi vedo un po' più bianca, perché appunto perdo l'abbronzatura, come è giusto che sia, raga, la mia autostima, ve lo giuro, scende sotto zero, cioè mi vedo proprio male, ma male. E infatti cerco sempre di abbronzarmi il più possibile, anche perché specialmente come dicevo prima, una volta che magari esagero con il bronzer, quello che è, poi il corpo è già più abbronzato, quindi regge il tutto. Ok, ora vado di blush, io uso questo qua di Glam, che raga mi ci trovo veramente da dio, metto un po' ovunque e vado a spalmare sempre con la Beauty Blender, che so che in teoria non si dovrebbe usare la stessa roba per correttore, bronzer e blush, ma vi posso dire che sinceramente io l'ho sempre fatto e mi sono sempre trovata bene, nel senso che alla fine non c'ho voglia ogni volta di cambiare spugnetta, anche se di solito magari tipo i prodotti tipo bronzer e blush li spalmo col pennello questo qua di Mula, che mi piace un sacco, però tipo adesso sono un po' più di fretta, così un po' come capita, perché non è che io abbia molte tecniche per truccarmi se non la famosa tecnica a casa. Infine faccio una piccola passata alle sopracciglia, giusto perché io le sopracciglia non ce le ho, che per chi mi conosce sa che io ho tipo un tic che corrisponde nel toccare le sopracciglia, infatti io sono sempre tipo così, non so perché, e faccio tipo avanti e indietro, cioè me le stropiccio letteralmente, quindi non ho più le sopracciglia. Allora, ho fissato anche le sopracciglia col gel, ora matita per le labbra, burro cacao e subito in aeroporto. Allora, siamo in aeroporto, sono con Peggy, soprannominata Culona. Non è vero, non è vero. Gli altri, c'è stato un piccolo problema perché Gaia non aveva fatto l'esta, quindi ora siamo tipo un attimo bloccati, imparano, non si sa se partiremo o meno. Speriamo di non perdere l'aereo, vi aggiorno. Contrariamente alle mie aspettative, non abbiamo perso l'aereo, siamo tutti qua e lì ci sarà il problema che dobbiamo vloggare tutti e due, dovremo farle a momenti diversi. Grazie, ci aggiorniamo. Ho fatto pit stop qui e mi sono accorta di avere qui questo. Allora, siamo arrivati a Londra. L'unico problema è che il treno era in ritardo di un'ora, quindi avevamo tipo 10 minuti per fare tutto. Hanno bloccato le cose al rosso perché c'aveva tipo tutta l'attrezzatura che l'hanno scambiata per una bomba atomica. Ora tra tipo un minuto chiude il gate, noi stiamo andando lì. E quindi niente, adesso speriamo di riuscire ad arrivare in tempo. Morale della favola, siamo arrivati su 7 in 4. Abbiamo perso per strada Matteo e Vale. Niente, quindi probabilmente adesso io ho detto i nomi alla tipa del gate, chiedendo se poteva fare l'ultima chiamata e dargli un attimo di tempo. Gaia è rimasta dietro perché si è persa per strada mentre noi stavamo correndo. Valle e Rosso sono bloccati ancora i controlli per giustificare del fatto che non è una bomba nucleare, ma sono cose che usa per fare le live. E niente, però almeno con un fiatone e una sudata, infatti, boh, spero che non si veda che sono sudata. Ce l'abbiamo fatta. Sono arrivati, ragazzi. Nessuno ci avrebbe creduto, ma ce l'hanno fatta. E anche il rosso è arrivato. Ci hai messo un po', eh? L'ho spogliato tutto nudo. Sono stesso con la Ah, ok. Valle, cos'è che c'è scritto dietro la maglietta? Gira tu. È vero. Giusto. Giusto. È arrivato il cibo, che dire che fa pena è un complimento. E stiamo morendo di fame, non c'è neanche tra l'altro il servizio bar per comprare le robe, quindi questa sarà l'unica roba che noi ci mangeremo in 10 ore di aereo, sperando che poi ne arrivi altra. Allora, il viaggio procede tutto bene. Loro si sono aggiunti al nostro clan mentre c'è Vale lì che dorme. Ragazzi, sono molto allegro. La situazione è questa, siamo così adesso. Ci mancano 8. Raga, non finisce più. Puoi dire che sono gli occhi più belli in Italia? Sei ho gli occhi più belli in Italia? Hai decisamente gli occhi più belli. Grazie. Prego. Abbiamo preso la navetta e siamo arrivati al posto dove dobbiamo prendere le macchine. Abbiamo preso due macchine e ora siamo qua con tutte queste valigie. Siamo io, Rosso, Gaietta e Chiappona, che stiamo aspettando Valedo che vengano con le macchine. Solo che c'è un sacco di fila e fa freddo. Allora, la situazione è questa: abbiamo preso la prima macchina. Basta! Dai!
Ci sono spaventata tantissimo. Abbiamo preso le macchine, non va il touch della prima macchina. Infatti, tipo, se dobbiamo mettere l'indirizzo, non va la tastiera. E quindi ora ci stanno, cioè, non vanno tipo i numeri. E quindi ora ci stanno dando un'altra macchina. Solo che avevano già caricato il bagagliaio con le valigie, quindi ora perderemo un botto di tempo. Però, dai. Buongiorno amici, sono qui con Ale che si sta truccando. Io adesso invece mi truccherò dopo perché poi mi devo fare la doccia. Ieri mi sono dimenticata di aggiornare il vlog perché come al solito non sono una vera blogger. Hashtag stamattina sono tutti ragazzi, ho 5 ore di vlog. Però ieri poi sono venuti a casa un po' di nostri amici. Siamo stati tipo lì a fare un po' un piccolo party, si può chiamare. Party di un'ora. Poi siamo collassate. E ora stiamo per andare a fare colazione. Questi siamo io e Ali matchate, che andiamo a fare colazione. I nostri amici, che spero stiano guardando questo video, se ne sono andati a fare colazione. Ci siamo svegliati un po' in ritardo e se ne sono andati a fare colazione senza di noi. Quindi ora noi stiamo andando con un uberino. Però io ho fame, quindi avrei saltato anche volentieri la colazione. Ma cioè di solito la salto, ma stamattina avevo troppa fame, giuro. Noi abbiamo ordinato e ora stiamo qua aspettando i pancake. Ma nel mentre sono arrivati i cappuccini e sono un po' grandi. Ma non riusciamo a farlo capire, cioè. Non si capisce, ma cioè, ma, no, ma, cioè si capisce. In realtà, no, è vero, non rende. Non rende, però. Aspetta, cioè, no, mettitelo vicino alla faccia. Cioè, ma guarda tipo di prenderlo. Le mani così, certo. No, ma io non lo bevo intero neanche a casa. È arrivato il nostro cheap house. Io ho dato le mie palline di schifezzo ad Alice e ora mangiamo. Abbiamo finito la colazione, ora siamo di nuovo in Uber, stiamo tornando a casa. Doccia, mi preparo, live del rosso. Poi vedremo cosa ci riserverà la giornata. Sì. Subito! Subito a casa, sì. Oppure non lo so, perché questa è la prima volta che vedo un Uber, quindi probabilmente sta portando... Cioè, siamo in un Uber che è il suo primo giorno di lavoro, perché nel profilo degli Uber che esce scritto da quanti giorni lo fanno, quindi... Siamo mani sicuri, subito in città. Come ben si dice, c'è un allarme di sottofondo. Non ci hanno arrestato per ora. Ancora. Sono sparita tipo per un po' di tempo, ma ora cercherò di raccontarvi quello che ho fatto, magari con qualche foto qui e lì. Eravate voi che sono. Eravamo noi. Perché? Raga, perché ma che gloss hai che è così? Non è un gloss, sai quello di scendere. Che li metti sopra. Sì, ho fatto solo questo. Che col flash spacco. Vabbè, ieri dopo che vi avevo raccontato che avevamo avuto quel piccolo festino in casa, ci siamo collassate proprio. Sì, siamo andati a fare shopping, che vi avrei voluto incontrare qualcosa, ma mi sono dimenticata di fare il vlog. Tanto domani ci rendiamo con i dai. E poi siamo stati un po' a casa, abbiamo fatto tipo la live del rose, abbiamo giocato ping pong, un po' di cose così. E basta, e ora siamo andati al sushi. Cioè stiamo andando al sushi, stiamo ancora cercando un posto perché quello che avevamo visto dal vivo, cioè quello che abbiamo visto online dal vivo fa schifo. Quindi ora stiamo cercando un altro posto, poi spero di ricordarmi di aggiornarvi. Comunque alla fine siamo venuti in questo sushi dove c'erano delle robe stranissime, tra cui queste cose qua, che non si capiva assolutamente. Caso quando ordinavi erano dei nomi tipo strani, quindi abbiamo preso un po' robe random e ci sono arrivate cose parecchio strane. Finalmente sono arrivate sulle cose vegetariane. Sei felice? Faccio una recensione in diretta. Ma che è sta roba? Boh, a me... Sincero, non mi ispirano per niente. Ah, c'è carne? Come carne? Buono? Non tanto. Ed eccoci qua ragazzi, fine giornata. Rosso sta... Non faccio nessuno che ho Allora, la serata finisce così. Questa sera siamo tutti molto stanchi, quindi stiamo solo andando a dormire. E ora ci struppiamo, facciamo tutte cose. E niente, buonanotte. Buongiorno amici, noi ci siamo svegliati. Siamo tutti qua che stiamo aspettando, non so chi, Vale e gli altri. Siamo tutti pronti, dobbiamo andare a fare colazione. E poi andremo direttamente a Venice Beach. E poi andiamo al coso Walk of Fame, dove ci sono le mani delle persone famose. Tra l'altro ora, mentre aspetterò gli altri, approfitto per far vedere la casa, che è una hit. Allora, partiamo da qua, che c'è il cancello, lì c'è Gaia e questa diciamo è la panoramica che si vede da appena entrando, lì c'è una cascata. Appena entriamo c'è di qui subito una camera, che è la camera più, quella più piccolina qua, e c'è anche qualcuno. Poi di qua c'è la parte del salotto, qua sono le vetrate dove ci sono tutte le attrezzature del rosso che deve fare le live, non so se sapete, però su Twitch fa le live. Poi qui c'è un camino che ora abbiamo spento l'aria condizionata, fa un botto di caldo. Dice Vale che sta facendo qualche video, qualche cosa, non lo so. Qui fuori invece ci sono due jacuzzi, quella lì ora è coperta, però c'è questa qui e questa qua. Invece andando di qua ci ricolleghiamo all'entrata praticamente. Qui c'è tutta la parte fuori, lì c'è il coso per fare il barbecue. Qui c'è la cucina che in realtà ora è un po' uno schifo. Un tavolo da biliardo. Qua ci sono
due frigorifero, non uno ma due fornelli, cose. Di qua poi c'è tipo lavanderia con due lavatrici e due asciugatrici. E poi di qui c'è la... Oh, non sono mai entrata. Ok, non era importante questa cosa. E c'è il tavolo da ping pong, che io, raga, mi piace un botto giocare a ping pong. Invece poi uscendo da di qua ci ricolleghiamo sempre al fuori, dove c'era appunto la macchina e c'è anche il campo da basket. Invece se andiamo di qua ci ricolleghiamo a dove c'era prima Vale. Qua c'è la spazzatura e queste cose qui. Ah, qua c'è un bagno, mi sa che ora c'è qualcuno. Se invece andiamo su qua, troviamo una esemplare di Alice Perego. E appena saliamo qui c'è camera mia di Alice, che in questo momento, raga, fa schifo. Però vabbè, qua c'è un armadio, uno specchio, TV, letto in disordine. E poi qui c'è il balcone che si collega con camera di Gaia e Vale di qua, sperando che non ci sia nessuno nudo in questo momento. E questa è la loro camera, letto, armadio 1, armadio 2. Là c'è il bagno, altro specchio. E poi qua ritorniamo. Qui abbiamo camera di Edo, Sespo e il Rosso. Ah, di là c'è il balconcino, anche loro ce l'hanno qui. E qui c'è il nostro bagno, quello mio di Alice, del Rosso e di Sespo. Che già io mi sono innervosita perché odio condividere il bagno con gli uomini. In tutto ciò ci hanno rotto il cazzo di prepararci in fretta. E io sono riuscita anche a fare long tour nel vlog, per quanto sono lenti. Siamo finalmente usciti, stiamo andando a fare colazione, che in realtà sarà tipo un brunch, perché poi probabilmente non pranzeremo dopo, quindi faremo una specie di colazione pranzo nello stesso posto che siamo andate ieri io a fare colazione, perché era molto buono. Siamo arrivati a Venice Beach, faceva freddo, abbiamo tutti coppato delle felpe, ora sembriamo tipo Power Ranger, tipo con la felpa di Los Angeles. Però dobbiamo andare in giro e cominciare a fare le foto così alle cose. Il Rosso e gli altri sono andati tipo da un'altra parte perché non hanno capito un cazzo, e sono andati a Santa Monica e noi siamo a Venice Beach. Non abbiamo una meta, stiamo camminando come dei turisti. E qua ci sono delle cose carine. E dice il mare. Siamo venuti allo skate park a vedere i tipi fare skate, strafigo, guardate. Tipo, calcolate lì c'è la spiaggia, guardate che mood. C'era anche un bimbo che lo faceva, stra bravo, però non lo so più. Ma stiamo andando a mangiare in questo posto, super carino sul mare. Io ho preso queste cose qui. Dai, non so con che coraggio, ho preso una pasta. E poi io ho preso patatine, neanche così. Stiamo ancora aspettando gli altri, che non so dove siano. Can you say hi to my vlog? Welcome to Venice. Venice is the second most popular tour attraction next to Disneyland. Disneyland is number one and Venice is number two. 僕の名前、一の名シゲミスと申します。僕の名前、日本日本人の主席です。あとマネコアファラコムです。ヤパンマンモトコムのストーリー。マシンリングサバランド。ビーンビゲスシュスとフィルグリス。インジェネアスカモ。Non so, che non ho capito, che c'è un cameriere stra simpatico e niente. Siamo pari al cinema. Allora, siamo qua. Ho appena giocato con quel tipo a calcio. Io invece ho appena speso 350 euro per questo sacchetto in marrone e ho comprato letteralmente queste cose qua che si possono trovare su Scena. 30 euro, ma niente, avevano un cane bellissimo, quindi devo fare mandare bene. Siamo in questo posto, lui se la sta scillando e c'è il Rosso che si sta tatuando. Facendo il caso con l'NR, è un po' terrorizzato. Siamo arrivati qui. Io volevo andare a fare le montagne russe, ma mi sa che non possiamo, perché non so se si riesce a salire con la fotocamera della live sulle montagne russe. Però niente, il ciccio Rosso si è fatto una specie di tatuaggio in faccia, non lo so. Però è stato questo posto troppo carino, guardate un po' sul mare. Ora siamo venuti a leggere qua, vogliamo fare questo coso qui. Ciao Bri. Allora abbiamo questo sacchetto, questo coso, stiamo cercando di vincere questo coso qua. Guarda, è più carino il ghepardino. Tu, ragazzi, brava Gaia! Allora, dopo aver perso un po' di giochi, abbiamo vinto un pandino. Ora abbiamo preso un'acqua che l'ho pagata 5 euro, ragazzi. Siamo invece a non sprecare soldi. Però c'è, cioè, lei ha pagato 5 euro popcorn e 5 euro l'acqua. In America così, amore, non puoi bere. Cioè, no, una roba di merda. Vabbè. Siamo tornati a casa, io e Ali abbiamo fatto giornate di merda, posso dirtelo? Non gliene frega un c***o a nessuno, riprendi il gossip, Milano Ovest, questo è un grande gossip. Oh, c***o. Vabbè, comunque ora stiamo mangiando questa pasta fatta da Vale, grazie Vale per la pasta. Vale. Noi ci stiamo preparando per andare a ballare. Fai vedere l'outfit che ti ho creato. Allora, per il Rosso oggi ragazzi, abbiamo creato questo outfit. Non è creato nulla, un pantalone di gusto discutibile, con... non c'entra un c***o americano, ma poi c'è un tribale in faccia. Ma dove voglio andare? Secondo me è spa, provatelo, provatelo e poi decidiamo. Ma puoi fare, posso svegliarmi o devi stare qua con me tutto il tempo?
Tipo io che mi spoglio nudo? Subito via, subito. In bagno a vedere cosa fa Alice, si sta preparando. Questo è il mio vestito attuale, ma mi sa che mi cambierò perché mi fa le pieghe. Cioè, ovviamente non metterò le Crocs, però non so cosa mettere, infatti ora capisco. Posso avere una parte del mio bagno? Devo fare la doccia. Di fare la doccia? Sì. Spogliati dietro la tendina. Alice, come fai a allargare le narici così tanto? Pieno di capelli schifosi. Allora, devi stare zitto che ci sono i peli della tua barba ancora. Dove? Qua. Dove? Guardali qua, guardali. Non che mi sembra schifo. Che sia. Non mi sembra che sia, sinceramente. Amici, buongiorno. Rito perché ieri sera è stata una serata un po' particolare e io mi sono addormentata alla fine sul divano, per quanto ero un po' collassata. E ora invece mi sono svegliata, ovviamente ancora truccata, perché figuratevi se ieri sera mi sono struccata. E ora mi faccio una doccia, mi trucco, mi preparo, così poi stamattina me la tengo per fare un po' di foto. Tra l'altro, ora che guardo bene, questa felpa qua che ho comprato ieri spacca. Sinceramente è bella. Ciao, ti stacca. Amici, adesso ci siamo un attimo acchittate. Io sto scattando con Carlitos. Adesso ho ordinato il Mac, dopo, dato che non so se avevo detto prima, ma ieri sera ho ordinato il Mac. Poi mi sono addormentata e l'ho mangiato, quindi ora per principio l'ho riordinato. E dopo andiamo. Sai come abbiamo preso il tuo ordine? Dimmi. Praticamente te stavi dormendo, io adesso prendo il globo e c'è il tipo che mi fa il codice, io faccio sta a dormire. Allora io faccio Alice, ma tu sai il codice già dove è il telefono di Camilla? Dov'è? Cioè, qual è il codice? Te inizia a fa 885 e Alice ti fa. Non è 885 il mio 5, codice. Comunque, sono 85, cioè sono tipo 65 e 4. Che facciamo? Ti abbiamo tolto la coperta dalla faccia, ti abbiamo messo il telefono in faccia, ti hai fatto tipo. Davvero? Non me lo ricordo mai. E mi avete sbloccato il codice e mi avete preso l'uve. Te l'hai fatto. E chi è che se l'hai mangiato lo stesso? Tu? Ma non lo sappiamo. No, io questo è il mio. Anzi, rosso di merda. Sei mangiato il mio globo? Sì. Come mai ti stai nascondendo questo? Che parli? Vabbè, ragazzi, continuare a scattare e il rosso mi deve. Rosso, mi devi un panino comunque, sappilo. Aggiornamento, vlog, ho scattato. È arrivato il mio Mac e lo sto mangiando con Valentino. Stai mangiando da sola. Allora, non mi ricordo quando ho fatto l'ultima clip, ma in ogni caso ora siamo venuti in Walk of Fame, che è questa strada qua, dove ci sono tutte le varie stelle e persone. Non so esattamente ora che cosa faremo, ma faremo un giro qui, poi c'è Rosso che fa la live e dopo andremo a fare shopping e poi stasera probabilmente andremo a ballare di nuovo, ma vi aggiornerò su quello che faremo. Siamo fermati in questo posto a mangiare, abbiamo perso alcuni componenti che hanno raggiunto il Rosso e gli altri, ma li raggiungiamo anche noi. E Gaia ha preso una pasta con le zucchine e a lei non piacciono le zucchine ed erano più zucchine che pasta. E ora si è presa? Due forchettate erano. Ora ti sei presa la bolognese. Invece io e Vale abbiamo preso la frutta, ma era veramente poca. Io sono piano. Pienissimo. Allora siamo qui e il Rosso ha fatto fare questa opera d'arte, guardate. Perché c'è lui che fa tipo queste cose fatte. Allora ragazzi, veramente stiamo camminando per queste vie stupende. Siamo quasi stati separati da un tipo perché Gaia ha fatto tutto. Hello. E tipo pensava fossimo di una gang particolare, ha iniziato a spogliarsi. Però se sapete com'è, un po' personaggio, in più aveva tipo già tua gente faccia, quindi si è messo lì. E il tipo faceva, ma tu sei uno della gang vera, ma sei un vero gangster, sei iniziato a spogliare. Ma certo, sono messo le mani in tasca e siamo cagati in mano, perché qua sono stati chiari. Abbiamo letteralmente appena parcheggiato, ma raga, guardate che roba. Adesso infatti entreremo sicuramente per primi in questi due negozi qua e vedremo cosa troviamo. Allora, in quell'altro lì non abbiamo trovato niente che ci convinceva. Io avevo una roba che vi lascio qua al video, mi convinceva, ma c'è troppo grossa. E ora siamo invece da Eden's Kai, credo, che è un botto qua, c'è la style, quindi ora entriamo sperando di trovare qualcosa. Allora, la panoramica sembra che, raga, qua c'è un botto di roba, a parte che figo, tutto colorato. Comunque siamo solo gli ali perché sono scappate. Scappate subito a fare shopping da sole. No, se non lo Starbucks fast shopping, ho preso questo panino. Te lo giuro, non lo guarderò mai questo video, non lo auguro a nessuno guardare. Questa è la riconoscenza del Rosso che ha per noi. Sapete vedere che io l'ho fatta Gigina? Ha comprato il cappellino a Virginia. Che carino. Come
al solito mi sono dimenticata di fare il vlog per tutto questo tempo. Comunque sono entrata a casa, ho sistemato la camera perché era veramente la grandissima. Però ora è abbastanza sistemata perché domani poi dovremo tornare, andare nell'altra casa, quindi si arrivano le valigie fatte. E ora abbiamo preso il sushi. E poi stasera abbiamo deciso che sarà una serata chill perché comunque siamo stanchi, domani dobbiamo fare un po' di robe. Quindi andremo solo in jacuzzi, poi magari se mi ricordo farò qualche clip. Stiamo per andare a dormire, siamo collassati mentre stavamo discutendo su chi potesse essere il pedofilo di Twitch, che non so se avete presente che è andato virale un video di uno che diceva che un hacker aveva avuto informazioni di questo pedofilo che fa lo streamer e noi prendevamo in giro il rosso sul fatto che fosse lui, anche se ovviamente nessuno di noi lo pensa. Però Alice poi l'ha sognato e questa cosa fa un sacco ridere. Comunque niente, adesso andiamo a dormire e buonanotte. Amici, buongiorno. Questa mattina è iniziata con una bella doccia perché vi prestiamo un disdei che siete sporco. Adesso dobbiamo finire di chiudere tutti i bagagli, tutte le valigie, tutte le cose, perché poi per stamattina per le... Sbrigati! Dobbiamo andare, sbrigati! Stiamo aspettando te! Io sto facendo il mio lavoro, Per le 11 circa dobbiamo uscire. Adesso però stiamo andando a mangiare colazione, io e Gaia, penso, perché altri vogliono prima chiudere le valigie, ma io strafame. Dice Alice che può sembrare un NPC in questo momento. Lei è un po' così, lei è un po' questa. Niente, ora vi saluto perché sono veramente in ritardo. Allora, abbiamo finito di chiudere tutti i bagagli, tutte le cose, abbiamo lasciato tutta casa. E ora, come al solito, siamo sempre io e Alice escluse, emarginate. Perché in realtà allora eravamo un po' in ritardo nel fare le valigie, quindi gli altri li abbiamo lasciati andare. E ora li stiamo raggiungendo in Uber a fare colazione nel solito posto di fiducia. E basta. Allora, adesso siamo in viaggio per andare nella seconda casa, che è quella più vicina al Coachella, perché sennò da dove eravamo noi prima a Los Angeles, centro, diciamo, era tipo 3 ore di macchina, quindi infatti ve la farò tutti i giorni. E abbiamo appena fatto il pit stop, ci ho comprato in Rally. Abbiamo appena sbagliato strada perché la strada è chiusa davvero. No, perfetto. Se sbagliamo strada, queste 3 ore potrebbero diventare 5 e potremmo perdere il primo giorno di Coachella. Siamo arrivati nella seconda casa, ora vi faccio anche un piccolo absurdo. Allora, il quartiere è molto carino, c'è proprio molto American vibe. Questa è l'entrata della casa, appena entri c'è qui il salottino, qui c'è la cucina che poi da qua si collega anche sempre al salotto. E poi abbiamo la piscina anche qua, cioè di là in realtà non avevamo la piscina, avevamo le jacuzzi, però qui c'è la piscina, qua c'è un coso per fare il barbecue. Tutto molto carino, le sdraio, un tavolino lì fuori. Di qua cosa c'è? No, c'è un piccolo giardinetto, là c'è il nostro vicino. E poi di qua ci sono quasi tipo lo sgabuzzino, qua scaffali vari. Qua c'è una delle prime camere, in realtà piccolina, solo quella cosa armadio. Qui c'è quella più grande anche, che è collegata al coso con la piscina, che non si vede una minchia. E ha il bagno privato, cabina armadio e poi qua il bagnettino, che ovviamente immagino non c'è il bidet, ci mancherebbe. E basta, e poi di qua c'è l'ultima cameretta con l'altro bagno, sempre due camere, il water. No vabbè, ah no, ok, da qua dietro. E poi qua c'è questa tipo stanza che non so bene cosa sia, sembra tipo uno studio, boh. E poi qua c'è lavatrice, asciugatrice, altri armadi, il garage e i sacchi della pattumiera. Questo è tutto, adesso dobbiamo preparare perché poi dobbiamo andare al Coachella. Allora, dopo una preparazione veramente veloce perché per colpa del rosso eravamo stra in ritardo, ora siamo arrivati, guardate che bello il panorama tutto, cioè raga, ci sono le montagne, tutto così estetico, mi piace un sacco. E ora stiamo per entrare, questo è un po' il mio outfit, magari dopo ve lo farò vedere meglio. Il trucco è veramente fatto in 5 minuti, spero che non mi cadano i brillantini e niente. Basta, sto impazzendo perché ero nervosa. Perché avevamo fatto tutto in 10 minuti per colpa dello stupido del rosso. Stiamo accompagnando Gaia, manco si fosse rotta la caviglia perché fa i tacchi come se non ci deve essere. No, io in realtà c'è tacchi piccoli. Gaia c'è tipo 20 cm di tacchi. Felice Vale che si lamenta che stia camminiamo lente. Stavo disperatamente cercando un Tampax, avrò chiesto a 10 piscelle e l'ultima l'ha finalmente trovato perché ho il ciclo. E sempre per colpa del rosso che era in ritardo, fa tutto di fretta, ovviamente mi ero dimenticata di portarli dietro. Però ho trovato, quindi non sgocciolerò sangue. Dai. Dopo una lunga giornata, tanto vero. E tante avventure, ma comunque stiamo tornando alla macchina. Tra l'altro c'è caldissimo, ora ho freddo, cioè... Guarda, c'è Francesco Duarte. Nah. Abbiamo appena rotto una tenda. Non mi aspettavo che cadesse così. È caduta giù per terra. Comunque amici, io sono stanca di questa vita, non ne posso più. Stamattina mi hanno rotto tutti i coi.
Infatti sono un po' arrabbiata oggi, però vabbè, fa niente. Adesso mi devo preparare, cioè mi sono già truccata, mancano solo i brillantini. Questo è l'outfit che avevo ieri, adesso devo mettere l'outfit del primo, cioè del secondo giorno e basta. Poi vi farò vedere magari oggi meglio qualcosa del Coachella. Ci siamo finiti di preparare e ora siamo in macchina, stiamo andando a parcheggiare. Tra l'altro eravamo già entrati, abbiamo sbagliato il parcheggio, quindi abbiamo tipo il parcheggio quello vicino all'area Vindo, perché siamo dei grandi lì. Quindi abbiamo dovuto, siamo dovuti uscire e rientrare. Abbiamo fatto il giro, vabbè, ci aggiornerò. Dentro questo piattevo dove eravamo noi prima, perché gli avevo detto che ci eravamo divertiti, e poi torneremo a casa perché ci sono più cappatti che ci piacciono ora e quindi vogliamo andare a casa e facciamo tipo un party a casa da soli. Ragazzi, dopo tante avventure siamo rimaste io e Alice contro il mondo. No, in realtà ci siamo tutti divisi a causa delle valigie. Ah no, non è vero, c'è anche Edo e Carletto. Guarda che si rivede dopo una lunga separazione. E ora stiamo andando a prendere gli altri e purtroppo questa vacanza è giunta al termine. Ma in realtà è un pronto sesso, prendiamo e andiamo a Las Vegas, no, non torniamo a Milano. Dopo due rette di scalo abbiamo mangiato, sono qua con il mio manager preferito e adesso ci rimbarchiamo per tornare a Milano. La ciurma è tutta qui al completo. Ho preso dei noodles che c'è un cagare, era tipo una zuppa schifosina. E ora mi sta rifacendo il palato con un cappuccino. Siamo riusciti anche a prendere l'aereo per Londra. La ciurma ora è composta da me, Alice che è arrabbiata perché non la lasciamo dormire, Edwardine e Carletto. Poi c'è Gaia dispersa da qualche parte là e vale di là. E nulla ragazzi, questa vacanza purtroppo è giunta al termine. Sono molto contenta perché mi sono divertita tantissimo. Ora avrò tipo quella fase di depressione post viaggio a Milano. Anche se a Milano ovviamente ci starò tipo due giorni e poi riparto. Però sono contenta di tutto, grata per la vita che ho. Grazie a Dio, grazie all'universo, grazie a tutti. E ci sentiamo poi quando sarò a Milano, anche se ormai c'è un po'.